Questa è la nuova Ferrari SF90 XX stradale che ha debuttato sul circuito di Fiorano. Una vettura elegantissima, ci piace molto in questa livrea Arctic White con flash orange, quindi questo bianco artico assieme ad accenni di arancione fluorescente, ma soprattutto è una vettura estremamente performante. 1030 cavalli, 0-100 in 2 secondi e 3, 0-200 in 6 secondi e mezzo, una vettura che è una versione speciale, secondo il concetto delle versioni speciali della casa di Maranello, ossia creare prestazioni estreme, creare delle vetture estreme da alcuni modelli. Quindi due mondi che si uniscono, il mondo delle XX, quindi delle vetture da pista che mettono i driver, i piloti alla prova, ovviamente vetture non omologate per la strada, e invece vetture per la strada. Una sfida vinta del centro stile Ferrari, responsabile Flavio Manzoni, perché è riuscito a mantenere le forme comunque di una vettura che può essere usata su strada, però abbinandole alle necessità delle forme di una vettura da circuito. Come ci siete riusciti? Guarda, e allora, ogni nuovo progetto Ferrari è, come dire, un viaggio creativo particolare. Questa è una macchina che nasce dalla SF90 stradale, che è già una supercar di gamma, quindi con delle prestazioni incredibili. Abbiamo deciso di fare questa versione così estrema, ispirata al mondo XX, però una macchina che può andare sia in pista sia in strada, con delle prestazioni veramente straordinarie. Quindi quello che era necessario era, in una fase iniziale, l'ascolto, comprendere bene quali sono le necessità tecnico-aerodinamiche di questo prodotto e poco a poco cominciare a comprendere o a immaginare che forma e che tipo di linguaggio potesse avere. Quindi è un lavoro molto bello, perché poi si tratta sempre di, cioè per me design è comunicazione visiva, quindi di trasmettere quella che è l'essenza del progetto attraverso le forme, i trattamenti, i linguaggi. Ecco, tra l'altro io accennavo all'inizio a questo colore, che sembra un'osservazione magari futile, invece c'è proprio una scelta precisa, quella di porre l'accento ad alcuni elementi che fanno parte proprio dell'aerodinamica nuova. Sì, l'idea sostanzialmente era evitare di fare delle livree a posteriori, quindi sulle solite strisce centrali o altri temi, e trasformare alcuni elementi tecnici in elementi che sono quasi da livrea tridimensionale. Questo è un oggetto che immediatamente è iconico, lo ritroviamo in diverse parti dell'automobile, abbiamo anche enfatizzato alcuni elementi aerodinamici che sono così caratteristici di questa macchina, proprio per darle un tocco nuovo con questo arancio, come dire, fluorescente, che è bellissimo secondo me, e che in qualche modo anche cita il fatto che stiamo parlando di una macchina ibrida. Andato al posteriore, facciamo subito notare, noi che amiamo il classico, comunque le icone del passato Ferrari, torna dopo tanto tempo questo alettone fisso che, ce lo ricordiamo, nella F50, iconica per eccellenza, ritorna su una vettura stradale. Questo è un elemento tecnicamente importante per raggiungere quegli obiettivi di cui parlavo prima. Poi è questione sempre di comprendere la necessità e quindi adottarlo come un elemento connotativo dell'estetica della macchina. Un elemento che ci ha permesso anche di dare un certo tipo di attitudine alla macchina, quindi un certo effetto cuneo. Poi trattare il posteriore con questa linea che... Allora, lui è rimasto come un elemento tecnico quasi sospeso, però sotto c'è questa costruzione dove gli elementi funzionali legati alla termica, all'aerodinamica, si fondono con quelli di linguaggio, quindi di design. Questa slot attraverso cui passa l'aria, che è poi caratterizzata da un filo di luce, una luce orizzontale che enfatizza quindi la larghezza e queste proporzioni davvero impressionanti dell'automobile.